Una serie di scatti che ritraggono i momenti che hanno segnato la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati che per la lotta contro la mafia hanno sacrificato la propria vita. Sono gli scatti della mostra itinerante L'eredità di Falcone e Borsellino, curata dall'agenzia ANSA e realizzata per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, inaugurata a Catanzaro nell'Istituto Ercolino Scalfaro. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il responsabile della sede ANSA di Catanzaro, Ezio De Domenico, il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Diego Boucher, il sindaco Sergio Abramo, il procuratore generale della Corte d'Appello Raffaele Mazzotta, il referente regionale Legalità Maria Stella Franco e la presidente dell'istituto Teresa Romano. La mostra ritrae su pannelli i due magistrati non solo nei momenti più cruenti come le stragi, ma anche in attimi di vita quotidiana che rappresentano la normalità di due persone spesso definite eroi. Diciamo che è un omaggio a due eroi del nostro tempo che l'ANSA ha voluto fare perché c'è bisogno di ricordare persone come Giovanni Falcone e Borsellino. E credo che sia utile. Utile per ricordare, utile per educare e per far capire alle giovani generazioni cosa significa realmente il vero impegno contro la criminalità organizzata e contro la mafia in particolare. Sono due eroi importantissimi, i nostri studenti ovviamente non li hanno mai visti in azione perché sono giovanissimi, però per loro sono degli eroi, sono dei simboli, quindi noi siamo orgogliosi di poter ospitare nelle nostre scuole le immagini di questi due eroi del nostro Stato, anche perché poi sono immagini che non rappresentano solo la loro vita operativa, ma anche scene familiari, per cui questo li avvicina ancora di più ai ragazzi. I ragazzi, vedendo queste immagini, li sentono ancora più vicini a loro, si sentono ancora più vicini e vedono che non sono solamente dei miti, ma sono delle persone che sono esistite realmente, e quindi questo è ancora più importante per la cultura della legalità. Il ricordo di due persone che sono ormai sostanzialmente due eroi della nostra storia, della storia dell'Italia, che sono due persone che portano avanti hanno portato avanti un bagaglio di valori che bisogna sempre più diciamo diffondere in modo da una parte mantenere la memoria di queste persone e dall'altra farli nostri, questi valori, in modo da poterli diffondere, cioè come un seme che loro hanno gettato e che noi abbiamo il dovere di coltivare e raccoglierne i frutti per diffonderli ad altri.